Faccio un breve riassunto di quello che è successo, visto che vedo dei volti nuovi. Praticamente il primo incontro l'abbiamo fatto con il professor Mingione, è un professore di sociologia dell'Università di Bicocca, ci ha illustrato un attimino, come dire, la situazione a livello, la situazione insomma attuale della società. Ci ha illustrato quali sono, diciamo, le principali problematiche su cui si può intervenire, ci ha dato alcuni spunti per capire come possiamo fare imprese a partire da questi problemi in pratica. Il secondo incontro è stato con Francesca Calon, una ricercatrice del CERGAS dell'Università Bocconi. Con Francesca abbiamo, come dire, siamo andati ad approfondire le tematiche riguardanti il business plan, quindi come dal problema si giunge all'idea e come dall'idea poi si riesce piano piano a sviluppare un'impresa. Abbiamo parlato anche di indicatori, ci siamo soffermati sul social ROI, che è appunto, diciamo appunto una misura, una metrica per capire, come dire, come un'impresa può avere un impatto che sia socialmente utile. Oggi, diciamo, in questo terzo incontro ci sarà Antonio che ci parlerà di sostenibilità economica ed opportunità per avere una startup a vocazione sociale. Con Antonio praticamente entreremo proprio nel merito della sostenibilità, perché uno degli obiettivi dei laboratori dal basso è proprio fare in modo che quanti partecipino possano creare delle imprese che siano economicamente sostenibili. Qualche parola per presentare Antonio. Antonio Pepe, nato a Cerignola, provincia di Foggia, è direttore del distretto agroalimentare regionale. Della serie innovazione non si fa da soli, lui è proprio un esponente di un centro di ricerca, quindi cominciamo a ragionare, come dire, ad adottare una logica di rete, cittadini, imprese, centri di ricerca, e ovviamente noi che dobbiamo essere i principali proponenti, quelli che devono innescare, come dire, la scintilla. Antonio si occupa di trasferimento tecnologico e di ricerca e sviluppo a livello agroalimentare. Basta così, lascio la parola a Antonio, grazie. Cos'è questo? grazie Nico. Sono un po' imbarazzato, però cominciamo così. Ciao. Nico ha già detto che mi chiamo Antonio. Volevo, prima di iniziare a vedere le slide, ne ho 57, ma credo che potremo andare più veloce, mettermi d'accordo con voi su come penso sia bello poter condurre questa cosa. Se questo è un laboratorio, non è una lezione, quindi spero di non parlare solo io, e spero che potrete parlare anche voi. Quindi vi chiedo, per favore, ho già chiesto a due vostri colleghi, diamoci del tu, se vi va. Avete piena libertà di interrompermi in ogni momento e su ogni cosa che dirò. Hai detto una stupidaggine, purché diciate perché io penso questo, non semplicemente hai detto una stupidaggine. E mi permetterò magari in certi punti di poter ritornare forse su alcuni aspetti che avete già affrontato con le altre due persone che mi hanno preceduto, perché dicevo che avevo notato un po' delle differenze, quindi mi piacerebbe confrontarmi con voi anche su aspetti che avete già analizzato, ma sui quali io la penso diversamente. Quindi, se per voi va bene così, cominciamo. Avevo pensato di fare questo. Volevo presentarmi, un po' Nico ha detto, volevo presentarvi l'organizzazione per cui lavoro, molto brevemente. Volevo parlare un po' di queste definizioni, però non a livello teorico, e qui arriveremo un po' su alcuni punti dove mi è sembrato di avere visioni differenti da Calò e da Mingione, e mi aspetto, spero che insomma il discorso possa essere interessante e ci possano essere anche dei vostri interventi. Una volta che avremo insomma messo a fuoco di cosa stiamo parlando, startup innovativa, vocazione sociale, che solo a dirlo nelle slide non c'entrava, ho dovuto mettere. Potremmo entrare nel merito di alcune opportunità. Per opportunità io ho inteso, perché sai, tante volte sono termini che vanno un poco chiariti,
Esistono delle norme giuridiche che danno delle agevolazioni fiscali, contributive e che consentono quindi a soggetti che vogliono mettere in piedi una startup innovativa a vocazione sociale di usufruire di questi vantaggi in maniera stabile e continuativa. Poi vi sono delle altre opportunità che sono temporanee perché vi sono dei bandi aperti o dei bandi che si stanno per aprire. E allora, sfruttando quelle occasioni, si potranno avere degli aiuti maggiori rispetto a quelli standard. Definito questo scenario, volevo entrare un po' più nel merito e capire quando o a quali condizioni una startup innovativa a vocazione sociale può dirsi economicamente sostenibile, cioè in quale dominio di attività deve operare, quale attività sembrano essere più promettenti per generare ricavi, quale potrebbe essere il modello di business che può essere messo in piedi per renderla profittevole, quali ne sono le determinanti, quale può essere il mercato potenziale, i clienti. Volevo proporvi tre esempi di startup innovativa a vocazione sociale nel settore agroalimentare e alla fine, se ci avanza tempo, e vedremo di farlo avanzare perché penso che sia veramente la cosa più interessante di tutte, volevo provare a ipotizzare con voi, visto che abbiamo messo tutti gli ingredienti, volevo provare a fare la torta. Cioè, riusciamo noi a partorire prima di andare via di qui stasera una ipotesi nostra, in modo tale che io domani la vado a registrare, mi faccio tanti soldi e voi rimanete, di startup innovativa a vocazione sociale nel settore agricolo, agroalimentare? Vi sta bene questo programma? Vabbè. Antonio Pepe, nato a Cernina, nella provincia di Foggia, 39 anni, sposato, 3 figli. Fa anche questo. Ho studiato giurisprudenza a Roma, ho fatto un master in business administration in programma congiunto Berkeley-Piacenza, ho fatto un corso di perfezionamento in diritto di internet e nuove tecnologie a Bologna. Ho lavorato 3 anni a Bologna in una società di software, poi sono tornato qui ho fatto il consulente per l'Università di Studi di Foggia, ho aiutato l'Università di Studi di Foggia a creare una società consortile di cui adesso vi parlo brevemente, che nel tempo è cresciuta e adesso indegnamente ne sono il direttore. Distretto agroalimentare regionale, DARE, l'organizzazione per cui lavoro. In Puglia ne esistono 4. Ce n'è uno sull'agroalimentare con sede a Foggia, ma vi sono delle sedi anche a Bari e a Lecce. Ce n'è uno sull'Information Technology che sta a Lecce, ma non ha sedi a Bari e a Foggia. Ce n'è uno sull'elettronica applicata alla meccanica che ha sede a Bari e non ha sede a Lecce e a Foggia. E ce n'è uno sulla salute dell'uomo e biotecnologie che ha sede a Bari e basta. Questo per dire che tra i 4 distretti tecnologici pugliesi solo quello agroalimentare può dirsi veramente regionale, perché opera su tutta la provincia, in streamline su tutta la Puglia. Gli altri 3 distretti non lo sono. Le ha voluti la Regione Puglia, perché con l'amministrazione Vendola, la prima amministrazione Vendola, di concerto col MIUR, quindi a livello nazionale, ci si è resi conto che era necessario creare delle, chiamiamole adesso scatole nere, dei luoghi dove imprese, ricercatori ed enti locali potessero incontrarsi in un ambiente, chiamiamolo, riservato, confidenziale, in maniera tale che non vi fossero fughe di notizie, appropriazioni di proprietà intellettuale, condividere le informazioni, i fabbisogni delle imprese con le ricerche fatte dai ricercatori, con le esigenze dei territori e degli enti locali, e far uscire progetti di ricerca da poter candidare a vari bandi. Quindi di fatto il mestiere dell'organizzazione per cui lavoro è questo. Fare progetti di ricerca e sviluppo, aggregando gruppi di ricerca delle università, singole imprese agroalimentari della Puglia e, se c'è possibilità, anche enti locali, per arrivare a nuovi prodotti o processi. Quindi creiamo progetti e li candidiamo a finanziamento, fondi pubblici. Se vi sono invece imprese che non hanno bisogno di fare ricerca, ma hanno bisogno di un servizio reale, formami questo mio personale perché ho bisogno di personale qualificato, fammi uno studio di fattibilità per vedere se questa tecnologia già matura io la posso adottare, oppure vedi, ho questo brevetto, come lo posso valorizzare? Se l'impresa ha questa esigenza, viene da noi, ci paga, quindi non chiediamo il fondo pubblico,
facendo consulenza, ci facciamo pagare e aiutiamo l'impresa a fare questo. E poi ci occupiamo anche di marketing e comunicazione. Se un progetto di ricerca, quindi la prima gamba, va a buon fine e quindi si arriva ad una nuova tecnologia messa a punto da un gruppo di ricerca pugliese insieme a un po' di imprese pugliesi, dà prova di essere promettente, ci proponiamo noi di divulgarne l'utilizzo per fare in modo che tutto il territorio possa godere dei benefici. Ad oggi ci sono 12 dipendenti a tempo indeterminato, tecnologi alimentari, economisti, giuristi, sociologi anche, 4 contrattisti a progetto. Però la cosa che insomma mi rende particolarmente fiero, l'età media è inferiore ai 35 anni, quindi io alzo la media, e ci sono più donne che uomini, questo per dire che insomma è un ambiente molto, di lavoro molto, molto stimolante. Qualche indice sul nostro bilancio, dal 2009 al 2012 abbiamo praticamente raddoppiato il fatturato e come potete vedere il personale a tempo determinato, da che era minoranza rispetto al personale non a tempo indeterminato, non subordinato, la proporzione si è ribaltata, quindi chi era CocoPro è diventato a tempo determinato. Su che cosa lavoriamo principalmente? Su questi 5 domini tecnologici che sono alimenti funzionali, prodotti innovativi, sicurezza alimentare, soluzioni ecosostenibili e packaging. Io non so quanto questi termini possano evocare dentro di voi esattamente quello che noi facciamo, però detto molto brevemente, alimenti funzionali, ci preoccupiamo di verificare che determinate produzioni agricole o prodotti trasformati da produzioni agricole possano avere impatti benefici sulla salute dell'uomo, sia in termini di prevenzione di patologie che in termini di cura. Gli alimenti funzionali sono proprio questo, usare il cibo come medicina. Se ci pensate, se insomma leggete la stampa, quando ci sarà Expo 2015, l'Expo Mondiale a Milano, questa tornata a Milano, in Italia, il tema dell'Expo Mondiale 2015 è proprio questo. Alimentare la vita, nutrire il pianeta, una cosa del genere. Quindi focalizzare l'attenzione sul cibo come può curare o curare malattie o prevenire malattie, quindi non il cibo uguale colesterolo, uguale grasso, uguale obesità, ipertensione, no, il cibo come salute. Packaging, le produzioni, se siete curiosi di capire le produzioni agroalimentari pugliesi, molto sono sul fresco, lattiero caseario, ortofrutta trasformata. Per motivi, se volete, fisiologici, mercati geograficamente molto lontani non possono essere aggrediti perché arriva deperita. Sono state messe a punto, stiamo mettendo a punto soluzioni tecnologiche che consentano di prolungare la shelf life di questi prodotti freschi in modo tale che possano arrivare sulle tavole di potenziali consumatori molto lontano all'estero, freschi, nutrienti, con proprietà organolettiche, anche consistenza, sapore, sapidità, uguali a quelle che hanno il giorno in cui sono fatte. Significa film intelligenti, cioè film che rilasciano a intervalli regolari determinati componenti che mantengono vivo il prodotto. Significa anche sistemi di detection on time, cioè di rilevazione momento per momento dello stato di salute del prodotto. Sicurezza alimentare immagino che sia abbastanza chiaro, quindi sistemi innovativi per verificare che non vi siano stati frodi alimentari o contaminazioni. Soluzioni ecosostenibili, questo è un dominio che credo possa essere piuttosto interessante per noi oggi qui, perché riguarda la possibilità di individuare sbocchi di mercato alternativi per sottoprodotti dell'agricoltura, che normalmente sono scarti. La sanza delle olive, i residui stessi della potatura degli olivi, se immaginate. Al momento vengono considerati scarti, alcuni anche scarti particolari, quindi secondo certe norme vanno smaltiti in una certa maniera, tutto ciò è un costo per le imprese. Se potessero essere reimpiegati per fare nuovi prodotti, non solo l'impresa risparmierebbe il costo, ma ci guadagnerebbe anche. Prodotti innovativi invece riguarda la messa a punto di prodotti ad alto valore di convenience, che vuol dire le paste pronte, la lasagna che metti nel microonde 2 secondi e te la puoi mangiare. Tutti sappiamo, la nostra vita ormai è frenetica, non si cucina più, si consuma il cibo molto velocemente, questo porta a 2 problemi, la qualità del cibo è scadente, allora fare piatti pronti, buoni, è già un traguardo.
risparmiare sugli imballaggi, perché ogni 100 grammi di pasta pronta c'è della plastica che va smaltita. Impatto sull'ambiente. Su questi 5 domini tecnologici abbiamo 5 progetti di ricerca in corso finanziati dal MIUR, finanziati per 34 milioni di euro. Quindi da qui, da oggi al 2015, a livello di distretto dobbiamo spendere 34 milioni di euro per arrivare a packaging innovativo, sistemi innovativi di sicurezza alimentare, alimenti funzionali, soluzioni ecosostenibili e prodotti ad alto valore di convenience. Concludo con le ultime due slide, poi passiamo al tema del giorno. Come noi stessi, come Dare si propone di essere un network, al suo interno lo è anche al suo esterno. Abbiamo dei protocolli di intesa con realtà omologhe che sono nate in altre regioni italiane, Parco Tecnologico Padano che è a Lodi, l'Università Bocconi, abbiamo uno scambio di studenti di economia che vengono a fare stage da noi e uno ha fatto anche una tesi sul nostro modello di trasferimento tecnologico. L'Aster Emilia Romagna, che sarebbe l'omologo dell'Arti Puglia in Emilia Romagna. Non ve li so elencare tutti, quello che mi rende particolarmente orgoglioso è questo. Vertis è una società di gestione del risparmio e un venture capital. Ha un fondo dedicato a Dare, per cui se vi sono da parte di ricercatori di università soci di Dare, o di dipendenti di imprese soci di Dare, o di studenti di università soci di Dare, o di chiunque, magari voi qui, idee che possano portare ad un'impresa innovativa e profittevole, c'è qualcuno che è disposto, si è impegnato con noi, a investire del denaro fino a 200.000 euro nel capitale sociale. Dare è il nodo pugliese di un network al di là dei protocolli di intesa che vi ho mostrato adesso, quindi dei rapporti paritari che abbiamo con altri enti. Siamo inseriti in un sistema nazionale che si chiama Cluster Tecnologico Agri-Food Nazionale, che è capitanato dall'Università degli Studi di Bologna e da Federalimentare, che è la branca di Confindustria Nazionale che raggruppa le imprese dell'agroindustria. E infine siamo l'unico polo nel sud Italia della Knowledge Innovation Community, che è una comunità che raggruppa università, enti di ricerca e imprese a livello europeo sul tema food. Dal 2014 al 2020 partirà la nuova programmazione dei fondi comunitari, dopo potremo vedere qualche opportunità. Ci sono vari programmi di ricerca e sviluppo, Orizzonte 2020 è uno di questi, Horizon 2020. Ce n'è un secondo che riguarda l'Istituto Europeo di Tecnologia. L'Istituto Europeo di Tecnologia, che ha sede a Budapest, finanzierà delle comunità di innovazione anche sociale e nell'istruzione. Tra queste comunità ce n'è una sul food, di cui Dare parte, ed è il riferimento per il Sud Italia. Per il Nord Italia c'è di nuovo l'Università di Bologna. Va bene. Ci sono domande? Ho potuto guardare le slide che avevano caricato sul web Francesca Calò e il professor Mingioni. E ho notato personalmente, è brutto parlare degli assenti, magari ci seguono in streaming, telefoneranno e diranno che cavolo stai dicendo. Una certa, non so, non voglio sembrare presuntuoso, ma è proprio una cosa che voglio capire da voi. Forse confusione tra innovazioni sociali e impresa sociale. Nel senso che, allora, prima di preparare queste poche slide, mi sono letto la guida all'innovazione sociale pubblicata a febbraio dall'Unione Europea. La trovate su internet, non so se l'avete mai vista. Me la da tu? Scusa, Nico. E la stessa guida, come potete leggere, ci mette in guardia. È vero che le innovazioni sociali possono venire sia dal settore pubblico che dal settore privato, ma quando vengono dalle imprese sociali, chiamiamole così, è molto importante e molto d'aiuto pensare a loro sì come sovrapposte, ma come concetti distinti. Invece mi era parso di capire, vedendo le slide, che si parlasse in maniera un po' indifferenziata di innovazione sociale e di impresa sociale. È così o mi sono sbagliato? Sì, no, è un laboratorio, non che mi chiedi posso. Sì, devi. Quello che è, come dire, ho capito io che è sul progetto di laboratorio,
Cioè, in effetti è molto difficile definire l'innovazione sociale. Tant'è vero che il professor Mingione, ma come dire, ci ha illustrato una serie di, diciamo, di definizioni e non, come dire, noterete vedendo queste, vedendo le slide, che sono tutte, come dire, definizioni all'apparenza diverse, però sono accomunate dal fatto che c'è questo aggettivo sociale che le accomuna tutte. Quindi, diciamo, per l'idea che mi sono fatto io, innovazione sociale potrebbe essere uno sforzo creativo fatto da una, da una comunità più o meno grande per risolvere, come dire, problemi sociali. Impresa sociale invece è, come dire, è un po' più difficile da, è ancora più difficile da definire. Non a caso abbiamo fatto questo laboratorio proprio per chiarire questi dubbi magari. Però impresa sociale sostanzialmente può essere anche una società, per dire, quindi un'organizzazione che ha uno scopo lucrativo, che tuttavia, come dire, adotta delle, delle metodologie che hanno un impatto anche a livello sociale. Poi ditemi voi se vostre impressioni, magari Giuseppe, che secondo te, Giuseppe? Sì, effettivamente la sovrapposizione tra i due concetti c'è stata nei precedenti incontri, quindi chiarirla... Volutamente o diciamo... No, secondo me è passata così in sordina, quindi chiarirla è bene. Concordo con Nico, cioè l'impresa sociale forse è una situazione un attimino più complessa rispetto all'innovazione sociale. Basta, non ho altro da aggiungere. Mi sono provato anch'io a fare un'idea, però come potete vedere l'ho presa sempre dalla guida all'innovazione sociale. Mi sono permesso di sottolineare alcuni aspetti che mi sembravano interessanti per arrivare a capire quello di cui ero stato incaricato di parlare con voi. Innovazioni sociali, nuovi prodotti o servizi. Va bene, nuovi prodotti o servizi che rispondono a bisogni sociali. Va bene, che sono al momento o nuovi, prima non c'erano, o che non sono soddisfatti, c'erano, e quindi però nessuno, il mercato non era capace di impattarli, oppure li impattavano in maniera inadeguata. Va bene. Il valore che esse creano, è la parte finale, le innovazioni sociali, è necessariamente un valore condiviso, sia a livello economico che a livello sociale. Ok, ho detto. Le innovazioni sociali sono effettivamente delle cose che prima non c'erano, nuovi prodotti e nuovi servizi, che però impattano bisogni sociali che prima non c'erano. C'erano, non erano impattati o non erano adeguatamente impattati. Va bene. La cosa importante qui è che non è detto che debbano generare ricavi o valore. Quindi mi sono detto, però mi sottopongo al vostro giudizio critico adesso, ciò che è innovazione sociale non è necessariamente impresa sociale, nel senso che non è sempre in grado, anzi quasi mai credo sia in grado di generare ricavo e quindi profitto. Sì, la volta scorsa Francesca Galoa ha fatto la differenza tra profit e non profit a proposito di questo, quindi... Io, nelle slide che verranno, invece mi è sembrato di capire che questa differenza adesso non c'è più, però non voglio anticipare quello che dirò dopo. Quello di cui vorrei invece occuparmi oggi con voi è mettere in piedi un'impresa sociale, quindi qualcosa che possa generare ricavi e profitti, però non come l'impresa tradizionale, e siccome non ci lo vogliamo... diciamo risparmiare nulla e vogliamo rendere la cosa ancora più difficile, deve essere una startup innovativa a vocazione sociale, quindi non solo un'impresa sociale che genera ricavi o servizi, ma che sia un'impresa anche che sia innovativa in se stessa e che sia di nuova costituzione una startup. Quindi le innovazioni sociali, prodotti o servizi nuovi che impattano bisogni sociali che prima non c'erano, che c'erano ma non erano impattati o che non erano adeguatamente impattati. Le imprese sociali, che come potete vedere io ne ho messe soltanto 6 di potenziali definizioni, ma in letteratura, credetemi, ce n'è un macello, impresa sociale, a mio modo di vedere,
e anche a modo di vedere della guida dell'Unione Europea, sono vere e proprie imprese che generano sì valore sociale come le innovazioni sociali, ma lo fanno in modo imprenditoriale, come diceva Nico, e soprattutto generano propri ricavi e sostengono se stesse. Secondo io, se focalizziamo su questo aspetto, generare ricavi e sostenersi, la differenza tra innovazioni sociali e impresa sociale, secondo me questa differenza ha una grossissima implicazione. Il fatto che l'impresa sociale generi ricavi per sostenersi. Qual è l'implicazione? Cioè, sembra quasi che, come dire, questa impresa sociale debba non solo parificare i costi, però al tempo stesso, come dire, garantire quella soglia di, appunto, sostenibilità per chi ci lavora. Cioè, per chi ci lavora, per chi viene in contatto a qualsiasi titolo, non solo il dipendente, sì, con l'impresa. Sì. Ma proprio a livello, chiamiamolo, di opportunità, visto che poi le innovazioni sociali, se è vero che non sempre, non necessariamente generano ricavi o profitti, però hanno un positivo impatto sociale, chi le fa? Se non è detto che ha un ricavo, perché le dovrebbe fare qualcuno? Ci vuole lo Stato che interviene, mette fondi pubblici, visto che non è in grado il mercato di remunerare questo, e quindi Unione Europea, Orizzonte 2020, il MIUR, la Regione Puglia, enti pubblici intervengono con risorse pubbliche che provengono dalla fiscalità per sostenere innovazioni sociali che non sono in grado di generare da sole ricavi o profitti. Nelle imprese sociali, invece, in quanto imprese capaci da sole di generare ricavi per autosostenersi, è proprio un'iniziativa imprenditoriale. Diciamo, il movente non è quello, non è l'utilizzo di fondo pubblico il movente che spinge l'imprenditore sociale, è quello di fare guadagno, è quello di guadagnare, ed è per questo che l'impresa sociale normalmente non ha aiuti di Stato, perché sennò sarebbe un'alterazione della concorrenza, come accade per qualsiasi impresa. Ciò che distingue l'impresa sociale da un'impresa normale è che l'impatto dell'attività dell'impresa ha una ricaduta non soltanto in termini di profitto, ma anche in termini di benessere sociale. E allora, in tutto questo, siccome, ripeto, non ci facciamo mancare niente, dentro la categoria, allora, innovazioni sociali, una sottocategoria è impresa sociale, dentro la sottocategoria impresa sociale, le start-up innovative a vocazione sociale, che cosa sono? Questa volta forse è più facile. L'Italia, stranamente in Europa, prima fra tutti, ha fornito una definizione normativa di che cos'è una startup innovativa a vocazione sociale. E adesso comincia, vi metto le mani avanti, una parte che potrebbe essere un po' noiosa, perché questa definizione è il combinato disposto dall'articolo 2,1 del decreto legislativo 155 del 2006 e dell'articolo 25,4 del decreto legge 179/2012, decreto sviluppo 2.0 cosiddetto. Le start-up innovative a vocazione sociale sono delle società di capitali, non società di persone, società di capitali di diritto italiano, cioè devi costituire secondo le norme del codice civile libro quinto, tranne che se vuoi costituire una società europea ai sensi del regolamento del 2001, deve avere una sede qui in Italia, non deve essere quotata in mercati regolamentati, la borsa. Devono essere, le azioni o quote del capitale sociale devono essere in mano, per la maggioranza di essi, a persone fisiche e non ad altre società, per 2 anni dalla loro costituzione. Devono sviluppare o commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, devono avere un valore della produzione sotto i 5 milioni di euro, non devono essere frutto di una scissione societaria, e poi devono o impiegare personale di dottori di ricerca, o avere un brevetto o altro titolo di proprietà industriale da poter sfruttare, oppure devono spendere, investire molto in ricerca e sviluppo. Queste sono le start-up innovative, ma a vocazione sociale devono fare queste cose. L'Italia è stata la prima a muoversi tra tutti, ma come spesso accade,
rende complicatissimo capire come fare per fare questa cosa. Proviamoci oggi. Dimmi. Deve fare, siccome dice che opera in via esclusiva in uno, deve fare una, non almeno una. Deve fare una di queste cose. E infatti per questo è il combinato disposto, questa è l'attività che le cooperative sociali già fanno adesso. Se non è un concetto nuovo, che l'impresa sociale è nata proprio con la 381, di lì poi è partito anche un altro discorso, cioè quello del bilancio sociale, esatto, ossia il riferito a quelle imprese di natura commerciale che farebbero solo profitti, che però destinano una parte dei loro avanzi di gestione o di utili per finalità di carattere sociale. Se vogliamo, questo era già uno scopo ultimo delle banche cooperative o delle case di risparmio e quant'altro. Se vogliamo, sono concetti che sono stati ripresi nel terzo millennio, trasformati, arrangiati e proposti. Cioè, non è che ci stiamo inventando poi chissà che cosa. È vero, quello che posso darti è il tu. Certo. Che tu dici è verissimo. È quello che tu hai citato è proprio la definizione di impresa sociale. Abbiamo detto però, l'impresa sociale, l'abbiamo detto prima, se ci pensate, l'implicazione della differenza tra innovazione sociale e impresa sociale è che l'innovazione sociale, poiché non si autosostiene, fondi pubblici. L'impresa sociale, essendo impresa, non potrebbe essere destinataria di fondi pubblici. Che cosa ha pensato l'Italia? Ha detto, se io creo una sottocategoria dentro l'impresa sociale di start-up innovative a vocazione sociale, che quindi hanno l'attività che avevano le vecchie imprese sociali, ma sono società di capitali fondate da persone fisiche che hanno meno di 5 milioni di euro, in quanto start-up le posso aiutare. Le posso aiutare anche con fondi pubblici, perché devo aiutarle ad avviarsi. Un escamotage positivo, se vogliamo. Laddove quei finanziamenti che poi arrivano, la speranza è che queste imprese non diventino concorrenti all'interno del nostro sistema, no? E non lo potrebbero mai diventare, sai perché? Nella slide che vi ho fatto vedere prima, la qualifica di startup innovativa a vocazione sociale si mantiene solo per 5 anni, scusami, per 4 anni. Quindi terminati 4 anni di costituzione non puoi più chiamarti, non puoi più essere, quindi non puoi più avere aiuti, quindi non puoi mai più fare il concorrente delle altre imprese sociali. Quel fascicolo fatto da Task Force Enemies è diventato il decreto Salve Italia 2.0, esattamente quello. L'estate, ragazzi? Allora, se ci pensate, è una grossa opportunità. Laddove abbiamo detto, se sei impresa sociale, sei capace di fare guadagni e ricavi, lo Stato non ti può aiutare. Ma se lo Stato dice, ma se tu sei una startup, sei nuovo e hai vocazione sociale, allora ti aiuto, andiamo a vedere quali sono questi aiuti che lo Stato ci dà e poi vediamo come possiamo intercettarli. E quindi parliamo adesso delle opportunità offerte dalla normativa vigente e i bandi aperti. Mi sono scordato qua di mettere nel titolo, ma l'ho messo nelle slide, i bandi che verranno. Allora, se noi costituiamo, secondo quei requisiti che abbiamo visto prima, una startup innovativa a vocazione sociale, abbiamo A, deroga al diritto societario. Per esempio, possiamo attribuire anche nelle società di capitale diverse dall'SPS, non so se queste informazioni che vi darò possono risultare interessanti per voi, perché sono un po' tecniche, tecnico-giuridiche e tecnico-fiscali. Però è per darvi il senso di effettivamente di quale opportunità stiamo parlando. Allora, intanto, come tutti sapete, immagino, le imprese possono fallire e vi sono dei casi in cui la legge regola questi casi di procedure concorsuali, quello che si chiama diritto fallimentare.
Non in tutti quei casi la startup innovativa a vocazione sociale può fallire, cioè sono molto più ridotti i casi in cui può fallire, nel senso che il legislatore sta molto più attento, considerato il fatto che una startup è a vocazione sociale, cerca di mantenerla in vita, quindi c'è un favor da parte del legislatore. Anche se hanno delle forti perdite e quindi bisogna ridurre il capitale sociale che si versa, il codice civile normalmente impone che bisogna ricapitalizzare. Qui abbiamo il dottor Russo che è maestro in questi per le startup innovativa a vocazione sociale ci sono delle ipotesi in cui questa ricapitalizzazione non è necessaria, o meglio, si può rimandare all'esercizio successivo. Ci sono dei risparmi di spese, quindi quando andremo a fare business plan sui costi, certi costi potranno non essere considerati anche se sono minimali. E cioè, le startup innovative a vocazione sociale sono esentate dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per iscrizione alla Camera di Commercio più dal diritto annuale, quindi non pagano l'iscrizione al registro delle imprese. Se gli amministratori o i dipendenti sono pagati con strumenti finanziari, obbligazioni della startup innovativa, il reddito proveniente da questo strumento finanziario è detassato. Possono raccogliere capitali attraverso piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta del capitale di rischio, quindi possono andare su internet, su piattaforme regolamentate, per chiedere a investitori di investire nella propria startup, hanno crediti di imposta per le assunzioni, possono fare per più anni contratto a tempo determinato. Adesso non so se sapete che se i contratti a tempo determinato superano i 36 mesi di durata, scatta automaticamente il tempo indeterminato. Questo per evitare che i datori di lavoro facciano, sempre contratti a tempo determinato per mascherare in realtà un rapporto a tempo indeterminato. Per le startup innovative a vocazione sociale non è di 36 mesi ma di 48 mesi il termine entro il quale si possono fare sempre contratti a tempo determinato. E poi vi sono anche incentivi all'investimento. I soci, persone fisiche delle startup innovative a vocazione sociale defiscalizzano i dividendi che eventualmente ricevono per i guadagni di questa startup. Già questo set di misure già dà, penso, un po' il senso di quanto sia possa essere vantaggioso costituire, se si ha una buona idea però, una startup innovativa a vocazione sociale. Perché questi aiuti di cui vi ho parlato adesso sono sistematici, la legge li ha previsti e ogni anno, per tutti e quattro gli anni in cui la startup innovativa è tale, ne può godere. Ma vi sono anche delle opportunità che sono di questo momento, vi sono dei bandi aperti. Adesso non so se navigando sul web vi è mai capitato di visitare questi siti www.sistema.puglia.it, che è il portale della Regione Puglia dove ci sono i finanziamenti alle imprese. Al momento sono aperti due bandi: aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione, quindi se qualcuno di voi è interessato a costituire una piccola o microimpresa che voglia industrializzare dei risultati della ricerca fatti da un'università e pubblicati, quindi di dominio pubblico, vi sono degli incentivi interessanti fino al 30% per le spese correnti e fino al 60% per gli investimenti in asset patrimoniali per l'impresa che si costituisce. Altrimenti vi è il microcredito di impresa, nel senso che vi è la Regione, attraverso i consorzi Confidi, garantisce presso istituti bancari dei microprestiti alle imprese appena costituite. C'è la Fondazione Con il Sud, non so se ne avete mai sentito parlare, una fondazione privata che opera privatisticamente e ogni anno emana dei bandi per valorizzare delle iniziative imprenditoriali di impatto sociale. Al momento sono aperti due bandi, uno per valorizzare i beni confiscati alle mafie e l'altro per valorizzare la forza lavoro presente nelle carceri. Se volete poi possiamo entrare in dettaglio di questi bandi. E infine il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, ha messo a punto un fondo di garanzie. Quello che la Regione Puglia fa al microcredito di impresa
Il MISE lo fa in maniera dedicata per le start-up innovative a vocazione sociale. E quindi la garanzia il MISE la presta gratuitamente e dà priorità a quelle richieste di garanzia fatte proprio da start-up innovative a vocazione sociale. Dal 2014 al 2020, quindi non sono ancora attivi, l'Unione Europea, lo saranno dall'anno prossimo, l'Unione Europea prevede la possibilità di finanziare nel Program for Social Change and Innovation l'accesso alla microfinanza e il supporto allo sviluppo di imprese sociali per 184 milioni di euro in tutta l'Unione Europea. Poi vi sono i fondi strutturali Orizzonte 2020. Io credo che basta questo, secondo me, però se voi pensate il contrario, per rendere appetibile un po' questa opportunità. E secondo me vi sono le condizioni per rendere ancora più appetibile proprio nel settore agroindustriale. Adesso proviamo a vedere come. Sì. C'è un'altra opportunità, in effetti, che soprattutto che probabilmente possono può interessare le start-up innovative a vocazione sociale, che non è proprio un bando pubblico, più che altro una start-up competitiva, cioè vince la migliore. E questa opportunità si chiama l'INFAS, riguarda proprio le start-up che agiscono sull'agricoltura sostenibile. Quindi magari oggi c'è anche loro, possiamo sfruttare la sua presenza per avere qualche spunto. Volentieri. Semplicemente per l'idea. Sì. Successivamente fanno una valutazione, la migliore avrà un'assistenza, una manageriale da parte di esperti successivamente, insomma, dopo aver ricevuto questo premio. Va bene. Allora, sostenibilità economica. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa intanto? Perché magari parto a parlare. Sostenibilità economica. Tradizionalmente si è sempre pensato, vi ho riportato qui questa frase perché l'ho trovata particolarmente centrata su quello che ci stiamo apprestando a dire. Questa persona, Diogo Vasconcelos, adesso è morta, però è stata per 20 anni direttore dell'Internet Business Solution Group di Cisco, che è una multinazionale che si occupa di reti wireless e wired per internet, ma non soltanto per internet. Ho sottolineato questo aspetto. C'è stato un tempo in cui le problematiche sociali ed economiche erano viste come separate. L'economia produceva crescita, la società la spendeva, la distruggeva. Perché secondo voi si è sempre vista come antitetico società e mercato? Cioè ciò che era sociale non era di mercato. Perché? Perché il mercato produce crescita e la società la distrugge. E allora abbattiamo lo Stato sociale, abbattiamo le protezioni sociali, concentriamoci sul libero scambio, facilitiamo gli scambi, appunto, il mercato, e avremo più crescita. Perché si pensava questo? Qual era, secondo voi? Io ho una mia opinione, però non è detto che sia quella giusta. Perché si pensava così? E perché adesso non lo si pensa più? Intanto abbiamo avuto delle società prevalentemente assistenzialiste. Avendo avuto uno stato prevalentemente assistenzialista, è naturale che non erano i servizi che crescevano, ma erano le opportunità di dare servizi come voto di interscambio, e a quel punto si poteva sviluppare qualunque volume d'affari, anche abbastanza elevato. A fronte di un volume d'affari elevato che sviluppava l'economia, di pari passo e di più naturalmente, perché non si spiegherebbero poi i disavanzi economici che abbiamo avuto in questi ultimi decenni,
c'era un assistenzialismo a dismisura, che poi era un assistenzialismo non reale, lo sappiamo tutti, insomma. Quindi secondo me la problematica era, e quindi il nodo era tutto nella politica proprio intesa come politica sbagliata, non politica. Quindi, se non ho capito mai, tu dici, se aveva questa percezione che la società distrugge ciò che l'economia crea, perché lo Stato faceva non faceva assistenza, faceva proprio assistenzialismo, cioè si sprecava risorse e quindi aveva bisogno sempre di più risorse da approvvigionarsi per poi spendere. Nel nostro sud ne è un esempio le giornate agricole fasulle. Le giornate? Agricole. Perché poi basta fare un semplice... Il testimonio delle giornate agricole. Esattamente. E con tutto quello che poi ne è conseguito, con disavanzi dei conti pubblici, ad esempio a livello di istituti previdenziali, ad esempio, INPS e quant'altro, i falsi invalidi, no? E chi più ne ha più ne mette, insomma. Cioè, non scopro l'acqua calda. No, certo, no, è perfettamente ragione. Per questo riguarda una maniera, diciamo, sbagliata di interpretare il ruolo da parte dello Stato. E se vogliamo anche i contributi pubblici a pioggia su interventi dati ad aziende che poi non sono mai decollate, o addirittura opifici o strutture, infrastrutture che non si sono mai viste. O falsi trasferimenti dal nord al sud di aziende che solo sulla carta venivano a delocalizzare, ma in effetti non si è visto mai niente. E quindi immaginate un po' il fiume di denari spesi, sprecati, con 3.000 passamani, e si fa presto, non... Non però è quello che dici difficile. Tu è correttissimo, però spiega un pezzo di quella percezione, cioè la percezione che ne aveva per esempio l'opinione pubblica. Quando io ho letto questa definizione, proprio i teorici, proprio Friedman, cioè uno che scrive libri di economia, ha detto no, la società mangia e il mercato produce, cioè avevano proprio a livello teorico, quindi questa percezione era pure non da parte soltanto dell'opinione pubblica, era proprio da parte anche di economisti. Ma è anche naturale questo, perché nel momento in cui, se vogliamo esprimere un concetto economico relativo a quello che può essere ad esempio il discorso dell'inflazione, no? Il potere d'acquisto della moneta e quindi quantità di moneta eccessiva sul mercato rispetto ai beni e servizi esistenti, si capisce da sé che a fronte di un bene, un servizio che può costare normalmente, in condizioni normali di mercato, 10, ne costa poi 15, 20, 30, con una speculazione all'infinito. Quindi da un lato il mercato produce beni, il cui valore venale o intrinseco non è quello che poi è oggetto di contrattazione. Diventa anche una contrattazione quella forzata e speculativa, se vogliamo, altamente speculativa, cioè è come se giocassimo in borsa. È vero anche questo. È come se giocassimo in borsa. D'altronde teniamo presente anche un altro tipo di ragionamento, i cosiddetti derivati, contratti, se vogliamo, virtuali, laddove si prometteva un risultato, ma in effetti c'era sotto tutt'altra cosa, c'era una grossa speculazione bancaria. Quindi carta laddove c'è un valore nominale che non corrisponde al suo valore reale. È senz'altro vero anche questo, e credo che possa essere aggiunto a quello che io invece avevo pensato fosse il motivo principale, e che adesso andiamo a vedere. C'è qualche altra opinione? Allora, io ci stavo pensando, non ci ho mai pensato per la verità, adesso che hai lanciato il concetto stavo riflettendo un po'.
Lasciando da parte questi esempi che diciamo si legano alla nostra praticità, all'ordinarietà, quindi al fatto che lo Stato spende invece il privato no, lo Stato sperpera invece il privato no, io credo che sia legato il tutto innanzitutto al fatto che l'uomo nasce come un soggetto per sua natura connotato da una forte caratteristica di egoismo, credo. E quindi questo in sostanza lo porta a... quindi nasce individualista. E quindi di conseguenza tutto ciò che è portato a dare benessere alla collettività è qualcosa che si distacca da questo individualismo per il quale lui nasce. Quindi credo che questa forbice si stringerà quando il grado di civiltà della nostra società raggiungerà un buon livello. Solo allora, quando ci si renderà conto che effettivamente l'interesse individuale coincide con l'interesse collettivo, credo che si possa cominciare a ragionare realmente di impresa sociale. Cioè, il discorso non verte, a mio avviso, sul fatto che lo Stato spende e il cittadino no, lo Stato sperpera e invece l'impresa... Il privato no. Esatto. Secondo me è un concetto un po' più ampio. Più culturale, se più vuoi. Culturale, più antropologico. Perfetto, antropologico, giusto. Quindi io credo che la soluzione sia proprio in un miglioramento culturale che poi porta a un maggior grado di civiltà e quindi porta a convergere gli interessi, credo. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Secondo me, cioè, concetto economia e società sono, scusami la provocazione, ma secondo me sono due strategie politiche. Nel senso che magari una fazione punta sulla valorizzazione dell'economia intesa proprio come sviluppo delle imprese, e un'altra fazione magari sullo sviluppo della, come dire, dal basso proprio, quindi del cittadino, del singolo. Cioè, certo qual modo mi lego un po' alla motivazione data da Antonio. Cioè, l'uomo nasce, l'uomo può avere, come dire, una propensione egoistica, ma può avere anche una propensione sociale, poi dipende, come dire, dalla visione propria della vita. Però se la metti così, diciamo, il dissidio, se vuoi, è irrimediabile. Cioè, non c'è soluzione. No? La soluzione è quella di fare profitto. Infatti io è quello del profitto. Io ho pensato una cosa che, diciamo, forse se volete è un po' più banale rispetto a quelle molto più importanti di cui avete parlato voi, e che diciamo sulla quale tu ti sei messo un po' sulla pista. Ho ripreso i vecchi libri di economia su cui ho studiato all'università e mi sono reso conto che quando si parlava di sociale si aveva sempre come l'intenzione che fosse un qualcosa che non avesse mercato. Adesso ripeto, non voglio fare troppo il teorico, però è dominio di tutti, di molti, il fatto che il mercato non sempre funziona, in certi casi fallisce. Buonasera. Buonasera. Hanno rotto tutta l'atmosfera, stavo per dire una cosa. Adesso rifaccio, aspetta. Non voglio dirvi una cosa troppo banale. Se vi sono dei beni pubblici, e chiedo scusa a chi già sa, queste cose già le sa se le ripeto, ma secondo me sono una buona spiegazione. Le cose che hanno a che fare col sociale, il mercato lì non può regolare, fallisce, perché si tratta di beni pubblici. Cioè, un'impresa non poteva mai decidere da sola di inquinare di meno, perché il fatto che l'ambiente migliorava leggermente, il fatto che lei inquinava di meno, dell'ambiente migliorava, ne godevano tutti.
non ne godeva solo lei e quindi non faceva profitto su questo. Il mercato falliva. Oppure ciò che aveva a che fare col sociale, questo è il bene pubblico, ciò che aveva a che fare col sociale produce esternalità positive. Cioè, un'impresa non poteva mai decidere da sola di impiegare un carcerato, perché impiegando il carcerato magari questo non delinqueva di nuovo e quindi tutti stavano più sicuri, perché non avrebbe potuto caricare su chi stava più sicuro il costo di impiegare il galeotto. Esternalità positiva. Quindi il mercato fallisce. Ecco perché si pensava, ok, il mercato cresce laddove funziona. La società, siccome il mercato non ci arriva lì, c'entra lo Stato, spende e distrugge quello che il mercato in altri settori ha creato. Nel XXI secolo, invece, ho letto e ho trovato interessante questa cosa, questo non è più vero. Settori come la salute, i servizi sociali, l'istruzione, hanno la tendenza a crescere in termini di prodotto di PIL, così come nel creare impiego, mentre altre industrie più tradizionali decrescono. E qui secondo me lo snodo che ha fatto cambiare, penso io, però ripeto, non pretendo di avere la... è questo che ha fatto secondo me cambiare la prospettiva, cioè se io impresa ho pensato e continuo a pensare che se impiego un galeotto faccio del bene a tutti ma nessuno mi ripaga, non lo faccio mai. Ma prima di dire la soluzione, pensateci anche a questa cosa. Prima non ve l'ho fatto notare quando abbiamo parlato di qual è la definizione normativa di startup innovativa a vocazione sociale. Mentre nelle imprese sociali delle cooperative di cui parlavamo prima c'è un divieto assoluto di distribuire utili, cioè non possono fare ricavi, ma non possono fare profitti. Devono reinvestire in attività ciò che eventualmente gli avanza detratti i costi. Per le start-up innovative a vocazione sociale non c'è questo vincolo assoluto, c'è fino a che rimangono start-up innovative a vocazione sociale, 4 anni. Terminato quello, gli utili si possono fare e si possono anche dividere. Allora, già ci pensate, già lo Stato adesso che ha capito che si può fare profitto con la start-up innovativa a vocazione, tant'è che lo consente. Michael Porter, che è uno dei guru della strategia aziendale, insegna ad Harvard, ha definito il concetto di valore condiviso, che è quel valore che crea sia valore economico, ma anche crea valore per la società. Non è semplicemente la responsabilità sociale di impresa e non è neanche la filantropia, ma è proprio un modo di avere successo. In che senso? Anche i bisogni della società diventano sia elemento in base al quale strutturare i costi dell'offerta, dell'impresa, ma diventano altresì elemento per strutturare la domanda di mercato. Vi faccio un esempio. Questo perché fino adesso abbiamo fatto 30 slide e abbiamo parlato di teoria. Se voi andate a vedere questo sito, gpsante.info, è una società francese. Questa società francese, sapete che fa? Fa consulenza alle imprese. Tutte le imprese, particolarmente imprese edili. Le imprese edili, come sapete, soffrono di un grosso problema. Gli operai si fanno male, perché salgono sui ponteggi, cadono, ci sono molti profili di sicurezza. Molto spesso questi infortuni sul lavoro non sono dovuti a scarsità o carenza nelle misure di sicurezza, ma uno studio scientifico alla base di quelli che ha dimostrato ha, chiamiamolo banalmente, scarso allenamento da parte degli operai. Chi fa l'operaio edile non deve essere abituato a fare quegli stessi movimenti che fa un impiegato alla scrivania, deve essere una persona che ha determinate caratteristiche fisiche, ma anche abituato a fare certi movimenti, a stare in certe posture. Quindi molto spesso si sono accorti che l'operaio cadeva dall'impalcatura non perché mancava la rete di protezione, ma perché nel salire l'impalcatura non era abituato a certi movimenti.
Notoriamente le imprese edili, così come le altre imprese, percepiscono la sicurezza sul lavoro come un costo. Però soffrono di questi incidenti, pagano multe perché magari poi arrivano gli ispettori della ASL e trovano una qualche carenza, pagano risarcimenti al dipendente che è caduto. Questa impresa qui è stata fondata da istruttori di educazione fisica, che basandosi su quello studio che ha dimostrato scientificamente il fatto che erano delle carenze di movimenti, dello scarso allenamento degli operai edili, fa consulenza alle imprese anche edili e fa fare delle sedute di allenamento agli operai, e si sono ridotte del 40% in Francia dal 2010 al 2011 i casi di infortunio sul lavoro delle imprese che hanno usufruito di questa consulenza, e le imprese ben pagano questo. Allora, è qui che voglio arrivare. Quello che era percepito dall'impresa inizialmente come un costo e basta, sicurezza sul lavoro, se non ci fosse stata la 626 e adesso il decreto legislativo 81, quindi una norma che impone alle imprese di fare certe cose, nessuna impresa l'avrebbe fatta di spontanea volontà, l'avrebbe percepito come un costo. Adesso è cambiata l'ottica, questa impresa, GPS Santé, ha fatto capire alle imprese edili: guarda, tu pagando me 100.000 euro ti risparmi multe per 2 milioni di euro e io ti faccio 30 ore di sedute di allenamento specifico ai tuoi operai che salgono sui ponteggi. Accanto a questo poi fornisce dei servizi differenti che afferiscono proprio a migliorare il benessere sul posto del lavoro da parte dei dipendenti, perché più il dipendente sta bene, più produce, più l'impresa cresce. Se questa è l'idea che ha fatto cambiare il paradigma, che cosa invece non è un esempio di startup innovativa a vocazione sociale, così come l'abbiamo definito? Che cosa non può essere? E qui un altro punto su cui mi sono un po' discostato, non mi ricordo se non mi trovo d'accordo con Mingioni o con la Calò. Che cosa io penso di non poter considerare un'impresa sociale una startup innovativa a vocazione sociale? Invece altri la considerano tale, la portano come esempi proprio in letteratura. Qui a Cerignola c'è un punto vendita di quello di cui sto parlando. Il commercio eco e solidale. Lo stesso sole. Io non credo, se capiterà che chiama la Calò, io lo dico, io non lo so, che il commercio eco e solidale sia un'impresa sociale, o meglio una startup innovativa a vocazione sociale. Non lo penso. Secondo voi perché non lo penso? Perché comunque il mercato non facilmente accessibile con il rischio della spesa familiare, ossia i prodotti che come fico solidale competitivi. Esatto, quindi, però tu stai dicendo è un'impresa che non genera ricavi perché è troppo alto il prezzo dei prodotti. Locali, certo. Ed è naturale che dovendo arrivare il prodotto da oltre i confini, come dicevo prima, al costo reale del bene, bisogna aggiungere tutta una serie di oneri accessori che fanno sì che il prezzo non è competitivo. Ma infatti proprio questo, cioè alla fine io ho pensato questo. Il meccanismo sostanzialmente del commercio di cose reali qual è? Io sono disposto a pagare di più un chilo di caffè perché so che quel di più che pago, o mi aspetto
che quel di più che pago vada a remunerare un po' di più il produttore povero che l'ha prodotto in Colombia. Questo fatto è senz'altro uno scopo sociale, ma non è un'impresa sociale, secondo me. Cioè, lo scopo è filantropico, senz'altro, perché io voglio aiutare quelle persone. Ma in effetti che sto facendo? Sto redistribuendo la ricchezza. Non sto aumentando la ricchezza. Non so se riesco a spiegarvi quello che voglio dire. Secondo me, scopo dell'impresa sociale, o meglio, della startup innovativa a vocazione sociale, peculiarità di questo tipo di impresa, è quello di aumentare il volume della ricchezza, non di redistribuirla. Diciamo esteri. Ci sono prodotti italiani che, se vogliamo, vengono considerati nel gergo prodotti civetta rispetto ai secondi o viceversa, perché diversamente non riuscirebbero a sostenersi queste attività, proprio per gli eccessivi costi ordinari di gestione. Quindi c'è un'utenza che sposa in pieno, come hai detto prima, la finalità di natura filantropica, senz'altro, però nello stesso tempo è come un supermercato: ti fai il giro, trovi anche il prodotto al momento che ti può interessare e lo compri. Probabilmente, se non ci fosse questa promiscuità nel commercio al dettaglio, in particolar modo, perché dell'ingrosso non se ne parla proprio, sono attività destinate ad estinguersi. Appartengono sicuramente a quella famiglia, se vogliamo così dire, di più che imprese, io le definirei nel senso stretto proprio della parola, delle onlus, quindi associazioni senza scopi di lucro. Poi ci possiamo fare qualsiasi altro discorso intorno, perché comunque creano occupazione, inserimento lavorativo, persone svantaggiate, è un filone della cooperazione sociale, se vogliamo. Tant'è vero che entra a far parte di quell'oggetto sociale di natura mista, quindi le cooperative di tipo A, cooperative di tipo B, quindi bisogna capire bene la linea di demarcazione tra il servizio sociale in senso stretto e il commercio o l'artigianato vero e proprio, sempre come fatto sociale. È corretto, ripeto, personalmente ho questa opinione, che non posso fare altro che ribadire. No, non tutto ciò che è filantropico è per ciò stesso, è senz'altro sociale, ma non è impresa sociale, secondo me. Perché vi sia impresa sociale? Bisogna fare profitto, cioè, ripeto, aumentare la ricchezza esistente. Eravamo a 100 euro di PIL, siamo a 101 di PIL. Non dire rimaniamo a 100 di PIL, però invece di andare 60 ricco e 40 povero, voglio dare 60 al povero e 40 al ricco. Quella è filantropia, non è impresa sociale. Sempre su internet c'è stato un progetto europeo finanziato che si è concluso, dove potrete trovare un sacco di materiali interessanti sull'impresa sociale, che è www.seleusi.org. www.seleusi.org. Se volete, però, magari dopo vi prendete la mia mail, vi mando io il materiale senza che lo scaricate da internet. Tra i risultati di questo progetto è stato dimostrato, adesso vi ho portato solo un grafico, ma ne troverete tantissimi, che le startup innovative a vocazione sociale, le imprese sociali e nella specie le startup innovative a vocazione sociale, sono statisticamente, nei settori dove sono nate, i first mover di mercato, cioè sono quelle che per prime
hanno intravisto un prodotto, un servizio, e quindi hanno goduto, prima di altri concorrenti, del vantaggio competitivo nel mercato. C'è stato un gap di circa 18-24 mesi, che nella moderna economia è un'era geologica, necessario a che i concorrenti si potessero adeguare. E quindi hanno avuto le start-up innovative a vocazione sociale, screenate da questo progetto europeo, Spagna, Inghilterra, Italia, Svezia, 18-24 mesi di tempo in cui sostanzialmente erano gli unici sul mercato a offrire quel prodotto o servizio. E in più, strano a dirsi, è talmente tanto forte la loro imprenditorialità che sono quelle che statisticamente hanno sofferto meno della crisi rispetto alle imprese tradizionali. Cioè, quello che inizialmente era visto come un ossimoro, mercato sociale, adesso invece non soltanto è ribaltato, ma proprio il contrario. Cioè, ciò che è impresa sociale va meglio imprenditorialmente che l'impresa tradizionale. Andò, chiedo scusa, non mi considerare scortese, tra l'altro fra 10 minuti devo anche lasciarvi, no. Purtroppo questa piacevole conversazione. Conversazione, certo, piacevole, spero. Non mi trovo d'accordo sul discorso delle start-up o le nuove start-up sociali o di innovazione sociali e quant'altro poi di cornice ci possiamo mettere. Mi spiego. Io ho l'impressione che qui ci troviamo, scusa, mi siedo, che sto camminando, nello stesso periodo in cui si parlava di moneta buona e moneta cattiva. La moneta cattiva cacciava la moneta buona dal mercato, poi arrivava la moneta buona e cacciava la moneta cattiva dal mercato. Mi ricollego a un discorso, secondo me, semplice, perché poi se impariamo a dirci le cose un po' più, diciamo, terra terra, probabilmente arriveremo anche a conseguire dei risultati a livello sia di ragionamento che proprio di sviluppo economico di mercato. Che senso ha finanziare nuove imprese quando ci sono vecchie imprese in crisi che hanno bisogno di supporti finanziari? La condizione di mercato che si andrebbe a creare nel momento in cui nascono delle start-up di natura sociale è che le aziende esistenti sul mercato spariscono dal mercato perché sono poi le aziende cattive. Non sarebbe meglio o opportuno effettuare una sorta di trasformazione? È una domanda che faccio a me stesso e quindi magari tendo di condividerlo con voi. Una trasformazione delle aziende esistenti in start-up e quindi aiutarle a cambiare un po' la cultura o la filosofia di pensiero, e nello stesso, perché diversamente ci troverebbe in un mercato in cui ci sarebbe una lotta fra impari, o che comunque la quantità delle imprese sul mercato aumentano, e quando aumentano i soggetti economici evidentemente aumenta anche la concorrenza. Tu mi stai chiedendo una mia opinione. Se vuoi, la tua domanda, se non l'ho percepita male, è più di stampo di politica economica, non di economia. Cioè dici, non sarebbe meglio fare questo piuttosto che quello? Sì, personalmente posso essere d'accordo. Disperdere un patrimonio di imprese consolidato, che ha una storia, che ha una fetta di mercato. Abbiamo imprese artigiane che posso essere d'accordo. Dipende tutto da quello che sarà un programma economico, politico, europeo. Ti posso fare un esempio? Cioè, io faccio un esempio proprio pratico. Mio padre è un artigiano idraulico, e cioè trovo proprio moltissima difficoltà nel fargli capire magari il concetto di innovazione, nel senso, papà, vedi che devi cominciare ad assumere. Un approccio proprio consulenziale con la persona, perché adesso la persona non vuole semplicemente che tu mi monti semplicemente un bagno, ma vuole sapere di più, vuole sapere di cosa. Ti blocco perché ho capito già dove vuoi arrivare, ma forse ho 30 anni di esperienza. Concedi un credito d'imposta a tuo padre e mi dice che gli assumi due dipendenti a contributo zero.
perché tra l'altro sono le agevolazioni delle start-up, sì, sì. È chiaro che è un concetto, è semplice, non è... ma poi da artigiani avete preso il ritorno. Comunque uno sforzo pari alla propria formazione, secondo me. Cioè dover assumere altre due persone. Dover assumere altre persone per attaccare. È comunque uno sforzo pari al fatto di formarsi per magari allargarsi meglio. Io credo che sia un contrasto tra queste due cose, perché in effetti se un'impresa già esistente ha un'innovazione di processo, la startup si tende anche a... Il concetto di startup credo che va anche ad innestarsi di un'impresa già esistente, perché se io ho un'impresa già esistente e un'innovazione di processo, la legislazione vigente mi consente di diventare startup. Certo, bisogna individuare la forma giuridica opportuna, ma ciò non significa che non si possa portare dietro l'esperienza per poter sfruttare quello che la legislazione riconosce alle startup. Cioè, voglio dire, se io sono un'impresa che già esiste e ho al mio interno la possibilità di innovarmi per quanto concerne un particolare processo produttivo, posso a mio avviso con opportune modifiche dell'attività stessa, quindi magari la configurazione giuridica, accedere ai fondi startup. Quindi credo che le due cose alla fine siano... Devo dire peraltro che nei bandi che abbiamo visto prima, non ho citato perché non riguarda le start-up, però la Regione Puglia finanzia anche le imprese innovative operative, cioè quelle imprese che non sono nate adesso, non sono start-up, già c'erano, ma che hanno innovato nei processi o nei prodotti. Quindi se vuoi un intervento di questo tipo c'è già. Io semplicemente mi pongo in questa prospettiva. Non pensi tu, non pensate voi, che se anche... Ormai è, voglio dire, uno slogan, mercato globale. Se anche noi, Italia, decidessimo di prendere questo approccio, non valorizziamo le start-up, cerchiamo di ringiovanire, migliorare, riqualificare le imprese già esistenti. Non pensi tu che siccome comunque il mondo in quella direzione si sta assestando, quello che non decidiamo di fare noi da soli perché scegliamo un'altra via, tanto alla fine... Le start-up americane verranno a buttare fuori le imprese nostre agevolate dall'Italia? Non so se mi sono spiegato. Non credo possa ridursi a un problema di decisione politica italiana, come... benché l'approccio è condivisibile, non credo che però la soluzione sia secca, sì, è meglio, perché devi tener conto del fatto che non tutto dipende... Una cosa è certa, che... La crisi si è accentuata nell'ultimo ventennio, se vogliamo. Non vorrei che sia accentuata anche perché i soggetti economici, c'è stata diciamo, una crescita di soggetti economici intesa proprio come numero, e quindi di volta in volta si agevolavano, mi ripeto, nuove aziende, a discapito di quelle già esistenti sul mercato, perché noi a questo abbiamo assistito. Secondo me il fenomeno c'è, esiste, va interpretato e va anche studiato. Sì, non credo che ci sia, io non ho una soluzione, però il punto di domanda me lo sono posto. No, è vero che già è un pregio il poter dire non ho una soluzione, perché molti invece partono già con una soluzione pronta senza anche studiare il problema. Dice, startup diventa anche una cosa di moda, se vuoi. Non vorrei che l'Italia avesse fatto forse un intervento affrettato, essendo stata la prima, come vi dicevo, forse studiando poco, però c'è stata una task force del Ministero Economico che ha affrontato proprio il problema. Nel protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico si parla pure di start-up, Antonio, perché sembra quasi che vogliano, come dire, sottolineare il fatto che sia fatto da giovani, cioè nel senso start-up fatta da giovani, da under 30. Però se ci fa caso non è richiesto un requisito di età, le persone fisiche che invece obbligatoriamente devono costituire una start-up,
Mentre il legislatore dice devono essere per la maggioranza persone fisiche, non dice devono avere meno di 30 anni, non lo dice. Quindi teoricamente dei pensionati possono costituire una start-up. Se vuoi l'anagrafica è sulla impresa e non sui soci dell'impresa che rileva. E questo, se volete, è anche in se stesso forse un problema, perché che tipo di, senza nulla togliere alle persone di certa età, però che tipo di cultura creativa possono avere delle persone che si sono formate, hanno lavorato 40 anni fa? Vabbè. Ci sono altre impressioni? Immaginiamo che ci siamo convinti, riteniamo che ci siano opportunità, riteniamo che di avere una buona idea e vogliamo costituire una startup innovativa a vocazione sociale nel settore agricolo e agroindustriale, sostenibile economicamente. Che devo fare? Allora, innanzitutto, mo vi risparmio tutta la cosa sui requisiti, li abbiamo già visti i requisiti legali, l'unica cosa è che devo stare attento a configurarmi come impresa agricola, evidentemente, perché altrimenti e verosimilmente dovrò attivarmi per poter acquisire la disponibilità di innovazioni tecnologiche che possono avere applicazione nell'ambito agricolo o agroindustriale, che sono le invenzioni biotecnologiche o le nuove varietà vegetali. Sono due tipi di invenzioni che sono disciplinate in maniera differente. Quali dei settori dell'impresa sociale, in quale mi potrò buttare? A mio modo di vedere questi. E adesso vedremo qualche esempio. Perché, diciamo, purtroppo il settore agricolo e quello industriale, qui vi parlo proprio per esperienza, soltanto a livello teorico può essere paragonato ad altri settori industriali, è un settore completamente peculiare, cioè veramente molto diverso, che può avere a che fare con tutto e può avere a che fare con niente. Siccome purtroppo l'impresa, la startup innovativa a vocazione sociale deve fare una di queste cose, dobbiamo trovare quella dove ci possiamo collocare meglio. Certo, non possiamo fare assistenza sociale, non possiamo fare assistenza sanitaria o sociosanitaria, però potremmo preoccuparci di tutela ambientale dell'ecosistema, per esempio, faccio per dire. Dobbiamo farci venire un'idea in questi ambiti. Anche qui l'Unione Europea ci aiuta, proprio la guida sull'innovazione sociale, ci dice quali sono i domini di intervento potenziali e ce li dettaglia, adesso ne leggiamo qualcuno. Noi potremmo immaginare, già leggendo il primo, a me è venuta in mente una cosa che adesso voglio condividere con voi, però voglio vedere se a voi ne vengono in mente altre. Allora, secondo l'Unione Europea c'è una grossa prospettiva per start-up innovative a vocazione sociale nel dominio della demografia, nella specie, nella migrazione. Più o meno 200 milioni di persone nel mondo vivono fuori i loro paesi d'origine dal 2005. Un terzo di questi sono migranti internazionali che si sono spostati in Europa. Qua dentro possiamo immaginarvi un'idea imprenditoriale che possa configurare una startup innovativa a vocazione sociale? E se non è qui dentro, in uno, non so se l'inglese, diciamo, purtroppo è in grigio, è un'immagine, forse non si legge bene. Avete qualche idea? Vogliamo confrontarci su qualche idea? Doveva essere la parte terminale, però siamo alle 6, non vorrei che poi arriviamo e non ne parliamo. Più o meno abbiamo avuto un'infarinatura, spero, di esservi riuscito a dare un'infarinatura di quella che è una startup innovativa a vocazione sociale, di aver fatto capire che si può fare profitto, che non è vietato dalla legge fare profitto, anzi,
che le imprese startup innovative a vocazione sociale non soffrono, soffrono meno delle imprese normali della crisi, godono dei vantaggi concorrenziali, insomma ci sono una serie di vantaggi fiscali, ci sono bandi aperti. Ci abbiamo qualche idea? Che vogliamo mettere in cantiere? Che mi volete regalare? Secondo me si potrebbe sfruttare proprio il fatto migratorio per in un'ottica di contaminazione, cioè nel senso magari io che sono italiano potrei andare a fare una startup in Spagna portando con me tutti i miei prodotti tipici e quindi tutto il mio bagaglio agroalimentare, che ne so, potrei e fare quindi altrettanto con persone che provengono da altre parti d'Europa, quindi creare un mercato agroalimentare allargato. E qual è il valore sociale di tutto ciò, Nico? Il valore sociale che faccio del... Questo è un valore, ma è un valore sociale, ma... ne beneficia un socialmente escluso, un disabile? Sì, un disoccupato. Come qualsiasi impresa, siccome creo lavoro, un disoccupato, quindi tutte le imprese per definizione avrebbero un impatto sociale, se l'impatto sociale fosse occupare una persona. Oppure produrre alimenti tipici di questi 200 milioni di persone che provengono fuori dall'Europa. E quindi forse fare siamo del su una pista giusta, produrre noi o far produrre a loro? Far produrre a loro. Beh, già questo, perché è vero che occupare è un valore sociale, ma è un valore sociale ancora di più se io occupo proprio il migrante che magari viene qui, e anzi, se viene qui e non ha un lavoro è un immigrato irregolare ed è reato, legge Bossi-Fini, va nel centro di permanenza temporanea e poi va in galera. Quindi, per esempio... avevamo intravisto una pista. Costituisco una società di capitali, tutti quei requisiti che abbiamo visto prima, che impiega persone del Senegal per produrre prodotti tipici del Senegal. Così da allargare... E abbiamo più o meno impattato il valore sociale, ma il profitto dove sta? Perché qualcuno, io, consumatore, dovrei comprare il prodotto tipico del Senegal e quindi pagare, e quindi fare un ricavo e quindi magari pure un profitto a questa impresa? Che cosa mi dà di valore aggiunto il prodotto tipico? Semplicemente che nuovo, il couscous, beh, mo l'assaggio. Il fatto che è prodotto in Italia magari potrebbe essere un'assicurazione. Questo mi rende più sicuro sulla sicurezza del prodotto. Ma torno a dire, perché io dovrei comprare sto couscous? Cioè, che mercato ho? Comunque impresa devo essere io, startup innovativa a vocazione sociale. Ho la vocazione sociale, impiego senegalesi. Faccio prodotti tipici, così magari pure li faccio conoscere, ma a livello poi di profitto e di mercato, dove c'ho il mio ritorno? Stiamo emulando quasi su un diverso prodotto un'esperienza, un esempio che vi avevo portato e che se volete fra un po' vediamo. Vediamolo. Lì lo posso andare a me. Torno a dire però, che cosa mi spinge? Torniamo al commercio equo e solidale, che non è secondo me un'impresa sociale. Comunque, lì io compro, io consumatore Antonio Pepe, compro un chilo di caffè pagandolo di più, ma sono disposto a pagarlo di più perché so che voglio fare del bene. Quindi c'è il movente per il quale devo pagare di più. Voglio fare del bene. Ora, per il caffè mi serve... viene dalla Colombia, lo consumo. È ipotizzabile qui, perché uno dovrebbe comprare il couscous senegalese, fatto dai senegalesi? Quindi tu dici, i profitti e i ricavi che vengono dalle imprese sociali vengono soltanto per il fatto che la gente sa che sta facendo del bene.
E perché c'è questa? E questo voglio capire. Secondo voi perché c'è richiesta? Perché la gente lo vuole? E qual è questo qualcosa? Questo sto insistendo. Cerchiamo di... Qual è sto qualcosa in più? Per adesso non so proseguire. Andiamo all'esempio che avevo fatto. Allora, anche qua, qui l'indirizzo web è un po' lungo, però vi consiglio veramente di vedere questo sito. Il dottor Grameen è premio Nobel per economia, è quello del microcredito. Lui ha fondato la banca, Grameen Bank, e fa il microcredito. Con la Danone, che non è, con tutto il rispetto, a me piacciono molto, la cooperativa Bella di Cerignola, con la Danone, ha fatto una start-up innovativa, cioè ha costituito una nuova società, a vocazione sociale. Praticamente, in Bangladesh, da cui viene questo Grameen, ci sono bambini sottonutriti. E questo è un problema sociale. D'altronde, i genitori di questi bambini non hanno soldi per comprare... Cioè, i bambini sono sottonutriti perché i genitori non hanno soldi per comprare gli alimenti. Che cosa ha fatto Grameen con la Danone? Ha creato una nuova società che si è installata in Bangladesh. Compra latte delle pecore del Bangladesh perché ha determinate caratteristiche. Con un'innovazione tecnologica messa a punto dalla Danone, ha creato da quel latte uno yogurt ipernutritivo. Comprando il latte delle pecore a prezzo di mercato, non di più come il commercio consolidale, fa guadagnare gli allevatori. L'impianto produttivo dello yogurt l'ha messo in Bangladesh e ha assunto lavoratori del Bangladesh, ha assunto le mamme dei bambini per andare a vendere porta a porta lo yogurt, paga questi come dipendenti, dà loro il reddito per comprare quello yogurt. Impatto sociale, si è ridotta la malnutrizione, guadagno economico, perché si è creato il mercato. Laddove non c'era, nessuno poteva pagare, non c'avevano i soldi, e i bambini morivano di fame, ha dato i soldi, ma se li fa tornare, e tutti stanno meglio. Non ha del miracoloso tutto questo? Secondo me... Da dove guadagna di più? I bambini sono meglio nutriti, lavorano più persone in Bangladesh. Si valorizza un prodotto tipico del Bangladesh, il latte delle pecore del Bangladesh. Si è fatto un prodotto nuovo, uno yogurt ipernutritivo. C'era anche un video adesso, non so, è di 7 minuti, forse un po' lungo. Comunque, c'è un'altra esperienza che non è strettamente agroalimentare, ma potrebbe comunque essere interessante. E che riguarda proprio i migranti, era quello a cui volevo arrivare prima. Migranti sono anche le badanti, cioè quelle signore che si prendono cura delle persone anziane. Tenere una badante è molto costoso, perché è comunque una persona a te dedicata, quindi la paghi completamente tu per l'intero stipendio. Se vi fosse, lo hanno fatto a Milano in un condominio, una start-up che prevedesse un sistema di ottimizzazione dell'impiego del tempo delle badanti, razionalizzandolo per servire più clienti, abbatterebbero i costi della persona anziana che ha necessità di avere la badante, che non pagherebbe più 1.400 euro al mese, ma ne pagherebbe di meno, darebbe lavoro alle badanti rendendole immigrate regolari e potrebbe comunque lucrare sul fatto che impiegando queste badanti e rendendo efficiente con un sistema, ripeto, di razionalizzazione anche informatico del tempo di queste persone, potrebbe lucrare sul fatto che riceve l'incarico dai
Vecchietti, vi trovagli la badante affidabile che venga dalle 4 alle 5 del pomeriggio, poi si sa che alle 6 deve andare da quell'altra persona, alle 8 bisogna cambiare le bombole lì. Confabitare a Milano, se volete, sul sito trovate questo sistema. In un condominio dove in certe zone di Milano, quelle centrali, statisticamente ci sono molte persone anziane che risiedono in quel condominio, l'associazione dei condomini si è creato questo sistema di ottimizzazione di scambio delle badanti. Ora che abbiamo visto qualche esempio in più, vi viene in mente qualche altra idea? Secondo voi, tolte alcune caratteristiche tecniche, non è una start-up perché ha molti più anni, non ha tra i propri soci persone fisiche, il distretto agroalimentare, quello di cui vi ho annoiato all'inizio, può essere considerato un'impresa sociale, una start-up, diciamo, non è una start-up, ripeto, a vocazione sociale? Pensavo sulla pagina web di Dare, potevamo fare più pubblicità in streaming. Oggetto sociale prevente sviluppo. Perché? Almeno tre di questi punti li raggiunge, credo. Sì, basterebbe uno. Ne basterebbe uno, e infatti, per questo dico, potrebbe essere... Quale? Beh, voi, sinceramente, con precisione il vostro oggetto sociale non lo conosco, però credo che sia... fate formazione, finanziate programmi di formazione per imprese anche, per esempio, o progetti di ricerca giusto per imprese? Sì. Non ho capito, scusa Nico. No, basterebbe uno soltanto, basterebbe di uno. Tutti. Certo, quando un'impresa si occupa di agroalimentare è difficile che sia nelle prime tre. Un po' difficile, quindi starà dalla quarta in poi. Poi scusa, praticamente, se non ho compreso male, il vostro obiettivo è quello di intercettare le opportunità presenti sul mercato e coinvolgere le imprese per sfruttare questi finanziamenti pubblici, che sono poi finalizzati all'inserimento lavorativo piuttosto che a nuovi business che si basano su processi innovativi, eccetera. Quindi voglio dire, l'ultimo punto ci sta in alcuni casi. Formazione università per università? Io nell'ultimo punto ci vedo però al fine dell'inserimento lavorativo, non è attività d'impresa, no, tutto sarebbe lavorativo, sì. Forse anche tutela, sì. Puoi ripetere, scusa, non ho sentito, perché ci sono i bambini che... Purtroppo no, in nessuno di questi casi in realtà. Ripeto, fermo restando che non è una start-up, non ha soci persone fisiche, vabbè. Però... quello di cui si occupa il distretto è intermediare e trasferire tecnologie. Che poi queste tecnologie riguardino
esse stesse, la riduzione degli impatti ambientali, l'inserimento di persone svantaggiate al lavoro, non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è trasferire tecnologie che hanno un impatto sull'agroalimentare, ma non è il nostro obiettivo prioritario fare la formazione. Noi facciamo formazione nella misura in cui c'è della ricerca che ha bisogno di quella formazione, se no formazione non la facciamo. Noi facciamo tutela dei beni culturali nella misura in cui quel bene culturale è associabile a un prodotto agroalimentare, ma altrimenti, lo dico brutalmente semplicemente per rendere l'idea, no? Perché non ce ne fregherebbe niente del bene culturale. Beh, comunque, io sono ancora in credito con voi di un'idea. E siccome ho finito le slide e ho finito la saliva, voglio che parlate un po' voi. O facciamo una pausa e ci rivediamo, così viene in mente un'idea. Facciamo una pausa. Come volete, non lo so. Scusami, non ti sento. Un'idea anche non tra le slide di prima. Un'idea imprenditoriale che se... Però devi fare una società di capitali, Anto. Come? Devi comunque costituire una società di capitali. Adesso, cioè, vabbè, sì, sì, sì. No. Pensiamo all'idea, perché poi certo è difficile, però da questo punto diciamo l'impresa sociale che è orientata alla formazione professionale di questi soggetti e che così comporta, come dire, come centro di impiego completamente agricolo. Questo lo dico perché io seguo un po' di campagna e quando c'è un portatore esperto, quando c'è un trattorista che sia disponibile per una rattura o piuttosto che una atteggiatura, è difficilissimo trovarlo, se non sul mercato nero e con molta, molta difficoltà. Quindi a mio avviso potrebbe essere, naturalmente bisognerebbe individuare il business, bisognerebbe individuare una forma, diciamo, di sostenibilità economica nella difficoltà del territorio dove il lavoro nero lo farà padrone. Quindi bisognerebbe, diciamo, far emergere l'interesse alla regolarizzazione di questi soggetti che porterebbe quindi i lavoratori del posto ad evitare di essere sopraffatti da quelli extracomunitari. Il problema è che l'extracomunitario viene pagato alla metà di quello locale, che se vuole un lavoratore extracomunitario lo trova a 25 euro. Però se l'innovazione dov'è? È l'innovazione nella formazione professionale dei soggetti, perché io, guarda, ti garantisco che quando va a fare una raccolta delle olive un ragazzo qualsiasi è una cosa, quando va a fare una raccolta delle olive una persona che è formata è un'altra cosa, e il fatto che ce ne siano tanti che raccolgono olive non significa che siano professionalmente qualificati. Ma non è detto che l'immigrato non può comunque fare la formazione, anche l'immigrato regolarizzato. Vabbè, io penso prima al... Io se è nato mi collega con questo, perché non per fare la possesso, cioè c'è proprio una... alla base di un progetto che ho presentato per i principi aziendali, che cioè, partiva dal problema sostanziale che qui a Civitana ci sono tante persone, diciamo, straniere, che lavorano in nero. Quindi, diciamo, la cosa che avevo pensato è creare, diciamo, una piattaforma, diciamo, online in cui si creassero delle squadre, dei team proprio di lavoratori immigrati che, come dire, lavorassero presso tutta una serie di datori che vengono a registrare su. Quindi loro vengono registrati e non sono poi stranieri, cioè alla fine come sono regolarizzati? Sì, no, regolarizzati, però io ho pensato tramite un voucher per, come dire, per esempio, no?
vedi fare, cioè il vantaggio di Marsiglia su Arena, aggreghi persone, perché comunque non è in futuro, cioè non è in futuro a lavorare in campagna, non devi avere un curriculum da ricercatore, basta semplicemente avere una qualità. Quindi una volta che tu crei questa squadra, quindi 10 persone, 5 persone, diciamo, immaginiamo un set minimo di 5 persone, tu da dove hai la possibilità di usufruirti diciamo, di utilizzare questa squadra sempre per tagliare loro, perché comunque per tagliare loro è immaginato almeno ci vogliono 6 persone, 7 persone. Quindi tu andare ad occupare queste 7 persone, a regolarizzare il fondo del voucher, ovviamente un fondo del voucher è uno strumento di gestione del lavoro, no? Che sì, puoi occuparlo anche una giornata, però tu in questo modo creavi immediatamente il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro. Al tempo stesso, come dire, creavi anche, come dire, diciamo, avevi anche una riflessione di lavoro, perché tu occupavi i migranti regolarmente, ma come dire, diciamo, inserivi anche, c'è la possibilità di inserire all'interno della sua età, perché, come dire, facevi pure del bene, tra virgolette. Questi migranti, grazie alla Lula, hanno la possibilità di entrare proprio nel sistema relazionale locale. Ma non solo, per esempio, ci sono tanti agricoltori che sono proprietà di trattori, che lo utilizzano magari in un periodo dell'anno ristrettissimo. Io ho un trattore che è un investimento importante, io utilizzo solo per 2 mesi all'anno, è 12 mesi fermo. Se si riesce a creare questa piattaforma, che praticamente dalla disponibilità numerica delle risorse, allora c'è, che so, il trattorista che è disponibile e il trattore che ha il trattorista che non ha il trattore che è disponibile e c'è invece un agricoltore che ha bisogno di quel servizio. E il sociale dov'è? Come, in che senso del sociale? In tutto questo, sì. Ottimizzi in un'allocazione efficiente delle risorse, ma l'impatto positivo, riduci le emissioni perché... L'impatto sociale? Cioè l'impatto sociale non c'è? Io ho un'idea. La volete sentire? Copiamo adesso. Chiede? Chiede che forse non c'entra niente o sono... Molte cose che ho detto io forse non c'entravano niente, non ti preoccupare. No, tipo non c'entra niente forse quello che sto dicendo, ma ad esempio la ristorazione come settore potrebbe eventualmente far parte anche della... dell'agroindustria, senz'altro, dell'agricoltura no, dell'agroindustria, sì. Agroindustria potrebbe fare sì. Anche la ristorazione. No, facevo questa domanda perché adesso mentre si parlava pensavo. Io ho un debole per la ristorazione. Ti piace andare al ristorante? Mi piace mangiare il ristorante. Però tanti. Però di qua mi piace anche la ristorazione, sono tutto quello che ci può dare. E non si sa dove mandare questi figli che per esempio comunque si può rinnovarlo e pensando tipo a l'esempio che avevo fatto prima, eventualmente una donna nigeriana 25enne senza marito con 2 figli da utilizzare, quindi ha necessità comunque di mantenere questi bimbi, occuparla creando un asilo, un appositivo o un qualcosa che può essere portare anche tutto l'anno. Ma dove si lucra su questo? E dov'è il lucro in questo? Io la occupo, ok, la impiego un lavoratore in più, ma perché guadagno? Capisci? È proprio per questo che sì, con Francesca, sì, diciamo, leggendo... No, al di là di quello da Francesca, mi riferivo a Francesca solo per la faccenda, la intelligenza, magari per a scuola. Però pensavo tipo una situazione del genere, impiegare come ho detto fino adesso una donna single con un bambino in un nuovo cane, quello che c'ha da mantenere anche se stessa, per dire, creare questo un asilo, un campo, una qualsiasi cosa,
sfruttare tra virgolette il mio figlio lì mezza giornata, due ore, tre ore, pagando una somma ridotta rispetto a una babysitter o un asilo privato, una qualsiasi cosa, comunque un luogo dove so che mio figlio sta tranquillo ed eventualmente qui si collega, come dicevo, il fatto dell'alimentazione con una mensa a parte, una mensa a un ristorante, un posto di psicologi, dei cibi locali buoni, sani, quindi con un certo tipo di alimentazione, quindi io genitore ho 3 anni e decidere con cavoli, so che mio figlio mangia pomodoro buono, dice Mignola, per 20 euro alla settimana, questi deriva da dare, c'è pure la tizia che me lo guarda, non parlo tanto, so che mangia bene, so, insomma tutto questo. Certo. Non so se ho detto stupidaggio, no. Però potrebbe anche essere eventualmente. Sì, mi sembra. Se appunto, siccome si parla di agricoltura, io essendo ignorante in materia non solo agricoltura, si è intesa come il fatto vero e proprio di coltivare, piantare, coltivare, prendere il frutto e mangiare. Senti, agricoltura. Buoni a chilometro zero senza fare cibo, tra virgolette, quindi diciamo sto sforando un attimino quello che fai tu come mestiere dal punto di vista del marketing, quindi sì, che cerco di abbassare sempre per i costi, appunto anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, nel senso che il consumo direttamente da te Antonio non costa che passare come da 10.000 filiere e produrre plastica, carta e quanto altro. Sì, no, c'entrano assolutamente. No. Senz'altro c'entra, va senz'altro rifinita, però non ci siamo allontanati di molto, anzi, dall'oggetto della discussione. Una domanda, lavoratori svantaggiati, lavoratori disabili, perché della normativa regionale, il lavoratore svantaggiato è un soggetto che ha più di 18 anni, che non ha mai avuto un posto di lavoro, è quella la definizione. Sì, sì, è proprio quella. L'idea di cooperativa, l'idea di sociale che ho fatto prima ci sta tutto. Dov'è il sociale? Sta là. È quella, in effetti, Antonio. No, voglio dire, il conducente è quello di prima, di cui parlavo prima, quindi di fare queste piattaforme informatiche, potesse servire direttamente agli agricoltori, avere servizi necessari, rivolta a soggetti che, quindi, la manovalanza di fatto è fatta da ragazze di anni, da donne, sono anche le donne, per questo vi avevo segnalato quando ho presentato dare 9 donne e 7 uomini, per dare un indizio di quello che poi sarebbe stata la domanda che avrei fatto, ma può essere dare considerato un impresa. Esiste una definizione, Antonio, non mi ricordo se ho riportato, adesso a memoria non te la faccio. No, è chiaro, io volevo capire. Esiste. Perché per esempio noi saremmo un territorio che siccome può sfruttare il turismo inteso come agriturismo, quindi il turismo sociale ci deve interessare come settore. Quindi le idee ce le abbiamo, il problema è riuscire a realizzare una startup innovativa, che non è facile perché qualche volta non arriviamo al profit, per esempio. Magari ci mettiamo gli altri contenuti, però non arriviamo, quindi non riusciamo. Quello è riuscire a... Secondo me manca proprio la metodologia. Senti, ma la metodologia si acquisisce ragione... Cioè, non lo so, cioè, è un esercizio... Ma lo scopo di questo. Io vi... Perché secondo noi c'è, cioè, nel senso, il motivo per cui provate a guardare un passo su questo, io Antonio, quindi la successione nostra, ma sicuramente come tu lo sai, cioè, però manca questo modo di allenarsi a ragionare, purtroppo è questo, quindi questo magari è proprio l'occasione per sport.
Vi racconto il percorso mentale che ho fatto per concepire quest'idea. Poi mi aspetto che qualcuno dica adesso a me, vabbè, dov'è il lucro? O non c'è il sociale? O... È successo in crociera? No. Io aspetto in streaming. Vabbè. Tempo fa ho fatto un viaggio in una capitale europea ed era il periodo natalizio e la gente, i turisti facevano le foto, c'era un albero di Natale piantato in piazza collegato a una bicicletta fissa, la gente saliva sulla bicicletta, pedalava, si illuminava l'albero e si facevano le foto. Quindi pedalare su una bicicletta genera energia elettrica per illuminare un albero di Natale che era, devo dire, piuttosto grande. Ha pensato, ma diciamo, si va in bicicletta in Olanda, si va in Emilia Romagna, si va... Da noi non si usa tantissimo. Adesso sto vedendo. Da noi, ho pensato, da noi si usa un'altra cosa. Da noi, soprattutto l'estate, si cammina, fa la passeggiata per il corso. I marciapiedi, oltre che le strade celignolani, sono notoriamente un poco, come dire... Dissestati. Allora io ho detto, se basta pedalare per accendere un albero, se si inventasse... Immagino che la tecnologia sia la stessa. Una piastrella. Sì? Adesso credo che il tempo di Milano ha dato fuori il credito per il dosso. Per il? Per il dosso. Delle automobili? Delle automobili. Ma per i pedoni? Per i pedoni non lo so, però credo che sia facile. Eh sì, però se non ha brevettato l'applicazione anche per i pedoni è libera, Insomma, io ho pensato, se adattando la tecnologia della bicicletta, non sapevo questa del dosso, si creassero delle mattonelle, magari pure con materiali riciclati, per ripavimentare il Cerignola. Quindi si mettesse in piedi un'impresa che, utilizzando la tecnologia delle biciclette dell'albero di Natale, costruisse con materiali riciclati una mattonella che, calpestata, producesse energia elettrica, io credo che a Cerignola, così come in altri posti, potremmo non solo venderle per ripavimentare le strade, ma convincere Cerignola che risparmia nel consumo energetico perché ne produce. Perché soltanto d'estate quanta gente fa su e giù per il corso, c'è lucro, immagino, per il fatto che si vende questo tipo di mattonella, c'è il sociale perché si usa materiale riciclato e si riduce il consumo di energia elettrica che la si produce. Che ne pensate? Sì, è perché anche quelli adesso cercano l'articolo. Ma nel momento in cui viene tutta Cerignola, no? Ripastellata, che fa poi? Muore questa impresa, questo startup? No, perché Cerignola sarà solo uno dei clienti. Ah, poi nel senso, okay. Poi si andrà a Napoli, no, immagino, Foggia, basta, okay. Puoi fare anche il servizio di manutenzione, ci sono, ma per le auto, per i dossi. Sì, praticamente il Politecnico di Milano nel settore ricerca hanno testato poco fa un dosso, tipo quelli successivi che abbiamo testato, che ha il meccanismo ovviamente con la macchina ci va sopra, quella in effetti se pensi a Milano il problema non è tanto il passeggio pedonale, il traffico come a Palermo direbbe Bellini, quindi passano molte più macchine sui dossi che non ma immagino che il concetto sia quello della dinamo, diciamo, quello è il dosso che non lo so, diciamo tecnicamente adesso non la conosco, però immaginavo una cosa del genere. Eh sì, no, perché immaginavo a Cerignola di metterla solo sul corso, sì, non a San Samuele, per dire. Ma la possiamo copiare, stai lì. Se vogliamo approfondire. Dice la valla.
Io onestamente ho esaurito le cose che volevo dirvi. Se hai aspettato di curare comunque dalla camminata. Se l'hai una domanda. Sì. Che è più una curiosità. Gli orti in città. Questa idea di avere, di utilizzare spazi, di creare spazi. Ma c'è anche qui una mano. Sì, l'hanno già fatto, ma funziona, cioè nel senso può essere una startup innovativa, sociale, cioè io mi chiedo come si guadagna da una situazione del genere. La mia risposta è non lo so, pensiamoci però. Come si guadagna? Potrei, cioè la cosa che mi viene in mente, potrei creare un kit e rivenderlo a chi vuole fare il prodotto. E quindi un kit di auto bianco dell'orto. Cioè ma non è distrazione. Più che altro prendere quegli spazi abbandonati. Sì, quindi presentare come startup innovativa quegli spazi abbandonati che il comune magari ha lasciato, ce ne sono tanti e ce li vengono camminando e trovi un po'. E questo è il social, il profit. Quello è l'aspetto sociale, il recupero di spazi di un'area. Non lo so, per esempio impiegare questi immigrati che alla fine, cioè, tolte le campagne degli pomodori, dell'uva, che c'è, non c'è tanto lavoro. Immagina per quelli locali, figuriamoci per gli immigrati. Però poi il profit io credo che si possa valutare, perché per un comune è una spesa comunque mantenere questi gli angoli, quindi si può raggiungere un comune che dice guarda io tutti gli angoli intanto te li pulisco e li tengo in maniera corrosa. C'è l'economia in questo caso, come si fa? Ma non solo quella, no, nel senso che il comune, nel momento in cui il comune ha bisogno per mantenere il verde, ha dei contratti che ha fatto per lì, quindi se ho il bilancio comunale dice senti tu spendi 500 per fare tutto ciò, non ne spendi 500, ne spendi 200 e c'è l'idea a me, però io, perché poi tu hai il guadagno anche dalla vendita dell'orto, si potrebbe discutere. Perché si... Vabbè, però non è successo proprio, dovrebbero sostenersi proprio economicamente, cioè abbiamo detto che c'è l'aspetto sociale, come fanno a reggersi? Però, diciamo, comunque un ragionamento del genere tu sei
quel ritorno che sì, diciamo che questo però non è un'impresa, no, un business, diciamo. Il business sarebbe, business potrebbe essere che io creo gli strumenti e creo l'intera aspettativa di crearti questo orto in maniera facile e semplice, cioè nel senso io ti dico, i semi, ti dico quando vai piantare, fare, dire. Secondo me, cioè, il prodotto potrebbe essere un tipo di fare una specie di format per dire. Se si creano un po' le ali, le zucchine, le melanzane. Della larghezza di un'altra, su un palazzo a livello di 4 metri, con un sistema particolare di gestione della propria acqua, che fa una serie di rilassioni. Però dovresti in maniera, se non chiede un modo di modellare il giardino, di sapere come collocare le acque, perché ad esempio io dessi un articolo in cui si diceva che in base alla sistemazione delle piante si riuscivano a prevenire malattie, la frutta, in base al posizionamento, in base al tipo di riscaldamento che la pianta subiva. Cioè, quindi posizionando bene la segna e creando quindi un sistema, ne so, pensionato della propria parte, potresti dire. Sì, un business, secondo me. Cioè, tu faresti soldi. Solitamente per esperienza il business più lucrativo è il business to business e non il business to consumer, cioè vendere a un consumatore ti rende molto meno se vendi a un'altra impresa che poi vende al consumatore. Quindi così a primo acchito a quello che dici tu ci vedo un profit, ma ce lo vedo abbastanza, cioè, immagina, esatto, low profit. E ho paura che quando vai a costruire un business plan e quindi poi lo metti a paragone con i costi non regge la cosa. Però un sintomo di business, di profit c'è, cioè. Sono venuti in missione, organizzata da Camera di Commercio di Foggia, in missione degli imprenditori giapponesi. Hanno fatto una visita presso le aziende, le università, sono venuti anche da noi. E prima loro andavano in giro con le macchine fotografiche, adesso con gli smartphone fanno tante fotografie. E però con gli smartphone si possono anche far vedere le fotografie che uno ha fatto, non soltanto fare le fotografie come le vecchie macchine fotografiche. E avevo visto, non so se mi va, perché loro mi hanno detto che è una tecnologia proprio vecchia per loro. Loro producono angurie, tante angurie, ma sono cubiche. Producono? Angurie cubiche, non sono di forma sferica, sono cubiche. Io non lo sapevo, sto vedendo che molti dicono sì, io non le conosco. Sì, ma ci sono delle gabbie che si usano sul come. Qua non si usa. Allora, perché è fatto? Per la logistica. Quando carichi un tir di angurie sferiche perdi volume pari quasi al 45% del volume di carico, quindi devi fare più viaggi e consumi un sacco di benzina e fai un sacco di emissioni e aumenti i costi perché paghi i viaggi in più per trasportare. Loro facendo l'anguria cubica la mettono perfettamente dentro al tir, quindi fanno ogni due viaggi un viaggio in meno, risparmiano i costi e risparmiano le emissioni. Non l'avevo mai visto. E quindi se si fa praticamente si cambia la sì, mia ragazzi, ma quindi non si cambia la una forma, si quindi prende la forma. A tanto triangolare, così delle fane, comunque spigolose in modo che possano incastrarsi. E quindi le natura le momento più cresce si è costretta in quella forma, è piacere.
Tra l'altro il triangolare penso che venga proprio la fetta poi bella, proprio da morte. Cubica invece di quadrata. Più facile la fetta quadrata. Vi siete stancati? No, adesso forse ci stiamo stancando per mettere su un po' le... È complessa la perché magari non rientriamo come startup innovativa, l'idea c'è ma non viene chiusa, diciamo. Vabbè, non deve essere a nostra volta una gabbia come per le angure questo fatto delle startup. Se un'idea è buona, anche se poi non è configurabile come startup, magari non usi una tecnologia, però è un'impresa sociale e buonanotte. Comunque ho visto una slide che avevi sul monitor, quella del business plan, del modello di business model, perché avendo visto che l'aveva fatto la dottoressa Calò. E secondo me facendo il ragionamento così libero, quindi problema, idea, poi quando l'andiamo ad applicare in quel modello è un disastro. Però se ci pensi ti fa da quello di bottiglia da filtro, la scuola sì. Pasta, cioè scoli l'acqua e trattieni la pasta, cioè, del fiume di idee che ti vengono, poi passano quelle due o tre che... Quando vi ho mostrato le cose di Italia, vi ho detto che tra i protocolli d'intesa che abbiamo c'è anche con quel venture capital, Vertis. Quindi possiamo dire se ci vogliono dei soldi praticamente? No. Se pensate di avere, ne possiamo parlare insieme, ma prendiamo un appuntamento, focalizziamo l'idea, perché poi abbiamo una procedura nostra interna. Noi è il di capo, non No, giustamente loro mettono soldi. Tu mi devi far guadagnare 10 volte l'anno. Cioè, ragione. No, però attenzione. Quindi no, per dire, l'idea deve essere talmente profittevole che questo punto è il socio. Devo spezzare però una lancia. Non parliamo di Pino Venture, di H Farm, non parliamo di quei fondi che investono in quei mercati, il farmaceutico, il biotecnologico, il ICT, dove i ricavi sono 10 volte tanto. Parliamo di un fondo, Vertis, che è disposto a investire nell'agroalimentare, dove è notorio che le innovazioni non sono... Cioè, inventare la nuova molecola, brevettarla e farti un nuovo farmaco che ti cura l'AIDS, sto inventando, è una cosa che nell'agroalimentare non può esistere. Perché nell'agroalimentare l'ultima innovazione, si chiama in gergo tecnico distruttiva e non incrementale, è stato il surgelamento dei cibi, anni 50. Ma da allora in poi sì, l'imballaggio, trovi un nuovo polimero per l'imballaggio più bioriciclato, ma non è quell'innovazione che ti cambia il modo di mangiare, di coltivare, come surgelare le cose. Senti, ma queste società naturalmente danno una quota di capitale se vedono naturalmente la qualità dell'idea, ma sai, nel momento in cui si accede a dei fondi per le imprese sociali, loro stesse sanno che ne beneficeranno. Cioè, voglio dire, se io vi presento... Ma loro non vogliono... Loro ci tengono alla crescita dell'impresa, perché il loro unico obiettivo è dopo un tot di anni disinvestire e avere un plus valore. Cioè, come tu fai crescere l'impresa, allora... Ripeto, scusate la brutalità, non gliene frega niente. Purché tu gli garantisci che dopo due anni loro hanno messo 100 e gli dai 125, allora va bene. Poi prendi i fondi, fai progetti, fai quello che vuoi. Parlando specificamente di questi salari, ti ho detto che hai la possibilità di farci contatto con loro. Se io propongo un
progetto il cui investimento, spesa complessiva di investimento è di 200, 100 diventi fondi, 100 mi recupero io sui fondi pubblici, possono dire che sì. Sì, sì, sì. In tre ipotesi abbiamo avviato già la cosa, ci sono due di Bari e uno di Foggia, tre società si chiamano spin-off, sono gemmate dall'università, sono ricercatori universitari che hanno costituito una società, perché hanno uno su dei lieviti, uno su dei metodi innovativi di estrazione. Per esempio, la buccia di pomodoro, che è uno scarto. Per le aziende che fanno la conserva, che avevamo qua a Foggia, avevamo AR, che adesso non è più AR, la buccia è uno scarto. Nella buccia di pomodoro si trova in altissima concentrazione un fine chemical, si chiama, un elemento chimico, che si chiama licopene, che è un antiossidante molto forte, che trattato farmacologicamente, preso in pasticche, abbatte i radicali liberi, che sono quelli responsabili dell'invecchiamento. Eh no, presa la buccia di pomodoro così non è attivo il licopene, lo devi estrarre, trattare e poi somministrare. Purtroppo però i metodi di estrazione tradizionali sono chimici e allora contaminavano la qualità del licopene, che per dirvi viene pagato 500 euro al chilo. Senti, di base di tutti quelli che hanno fatto gli imprenditori, non è che erano esperti nelle materie in cui hanno fatto gli imprenditori. Se ci pensi, lo stesso Antonino Russo coltivava pomodori e poi ha fatto quello che ha fatto, cioè come lo abbia fatto, poi c'è molte leggende, però io ho studiato giurisprudenza, non sapevo niente di computer, io sapevo di codici, sapevo di leggi, corte costituzionale, cose così. Poi però piano piano, mi sono arrivato nel 98, già si parlava di internet, di computer, prendo qualche rivista, mi interessa, mi faccio sto corso, che poi la curiosità personale aiuta molto in questo, diciamo, credo che sia forse sbagliato come approccio, ritenere, come posso io sapere di questa, o coinvolgere uno che ne sa, se io in partenza non ne so, messa così non dovremmo far nulla, che non sia strettamente quello che sappiamo già fare. Tieni conto che te lo dica lui, c'è un ministero, una pubblica amministrazione italiana. No, ma il discorso è questo, diciamo. Qui, diciamo, vabbè, avremo due ragazzi che hanno intervenuto in giù. Mi sono reso conto che il loro progetto è veramente un altro livello di tecnologia. Ad esempio, il ragazzo che verrà a cursare parlerà di protesi robotiche, una cosa che si fa in tutti. Bellissime idee. Puoi parlare anche così, tu non hai competenze tecniche, puoi avere quello economico o giuridico, cioè, poi alla fine anche un ingegnere che ha l'idea della protesi mobile in wifi, che lui si mette il guanto, muove la mano, si muove la mano remotamente, e magari prende residuo di uranio e bonifica un territorio. E lui dice, io ho questa idea, so come costruire questa cosa, non so come costituire una startup innovativa a vocazione sociale, magari lo puoi aiutare tu. Non lo so, io ripeto, gli agroalimentari non è che ne conosco molto adesso, però cimentandosi. Una ludoteca, questa aveva tutta la macchina, bellissima, tutta, capito?
capito sbagliato. Insomma, vi dicevo, si estrae chimicamente questo licopene da. Però comprometteva la qualità del prodotto. Allora, una persona di Bari, un ricercatore di Bari, ha inventato un metodo di estrusione, lo chiama lui, di estrazione del licopene, non attraverso agenti chimici, ma attraverso alte pressioni, quindi un metodo meccanico, non chimico. Usa la anidride carbonica in forma liquida, carica, c'è una macchina che ha costruito lui a livello proprio, carica il serbatoio di bucce di pomodoro, schiaccia un bottone, viene iniettata anidride carbonica liquida ad altissime pressioni ed estrude il licopene dal. E il licopene esce puro, perché non è estratto chimicamente. E questi sono stati finanziati da Vertis. Vertis si chiama questa società? Vertis, società di gestione di risparmio. No, la società di gestione di risparmio del gruppo Intesa San Paolo. Che devo fare? Non lo so. Devo firmare qua? Io ho finito quello che devo dire. Questa che ti ho firmato a te, questo che ti ho firmato a te, questa qui. Grazie. Chiudo. Ah, hai già chiuso? Anche se non è nessun altro, cioè possiamo chiudere così? Sì. Ok. Allora, grazie per insomma il vostro contributo. Come vedete, stiamo cercando di, come dire, di adottare una metodologia di formazione un po' diversa, perché abbiamo forte necessità di, come dire, vedere se si può fare qualcosa di nuovo, sfruttando ovviamente l'esperienza delle persone che ci stanno venendo a dare una mano, come Antonio. Vi volevo ricordare solamente questo: il prossimo incontro è lunedì prossimo 8 luglio alle 9, l'esperto è il professor Guido Di Fraia, se dico bene, della IULM di Milano. Con lui entreremo, come dire, nel mondo del web marketing, viral marketing, social media. Quindi cercheremo di capire con il professor Di Fraia come una startup che sta muovendo i suoi primi passi può utilizzare il web per fare un po' di promozione, per allargare il suo bacino di utenza. Quindi grazie ancora, grazie ad Antonio, ci vediamo spero lunedì, grazie a tutti.